Namaste. Ti do il benvenuto al corso di introduzione allo yoga. Ti accompagnerò durante questo percorso, che spero che ti aiuti a scoprire, imparare e praticare lo yoga in modo olistico. Il mio nome spirituale è Kamal. Mi sono diplomata come insegnante yoga facendo 500 ore, prima in Italia e poi successivamente vivendo in India, presso l'Akanda Yoga Institute con il guru himalayano Yogrishi Bishketu. Pratico yoga da più di 13 anni e sono qui perché voglio condividere con voi tutto ciò che ho imparato in questo periodo. Come vedremo, in questo corso la pratica dello yoga è un metodo integrale che ha origini antiche presciamaniche e che si è evoluto insieme all'umanità in modo da trovare il modo migliore per rispondere alle grandi domande della vita attraverso lo studio del sé. Tutto è cominciato con i Rishi, coloro che seppero vedere la realtà per ciò che realmente erano e che decisero di dedicare la loro intera vita alla ricerca della verità assoluta. Questa stessa verità oggi è accessibile a tutti noi e possiamo comprenderla attraverso la pratica dello yoga. La verità però ha un risvolto interessante ed è che non può essere spiegata perché deve essere sperimentata da ciascuno di noi per essere compresa ed elaborata dalla nostra coscienza. Infatti, come forse già saprete, uno degli aspetti più importanti della pratica yoga è giustamente la pratica. Ma prima di dedicarci ad essa, dobbiamo capire come praticare nel modo corretto. Questo corso è stato progettato con moduli teorici e pratici che ti permetteranno di imparare e sperimentare su te stesso ogni cosa appresa. In questa tradizione, la funzione dell'insegnamento appartiene alla figura del guru, colui che rimuove l'oscurità, il maestro, che egli stesso è uno studente per tutta la sua vita e che ci mostra la via verso la luce. Quella stessa luce porterà chiarezza nella tua percezione, di modo che tu possa vedere la verità che si nasconde proprio dentro di te. Questa verità, tra l'altro, viene già trasmessa nel significato della parola yoga, unità. Attraverso la disciplina, il praticante arriverà infine a percepire questa verità universale, ed è che tutti siamo uno. Questo stato di conoscenza profonda è noto come Samadhi, coscienza piena. Tuttavia, prima di accedervi, è indispensabile percorrere una lunga ma bellissima strada. Innanzitutto, dobbiamo trovare l'unità in noi stessi, mente, corpo e spirito devono essere consapevolmente connessi e questo lo si può ottenere attraverso una pratica continua dello yoga che porterà equilibrio in ogni aspetto del sé. Col tempo vi renderete conto che lo yoga è uno stile di vita completo che inizia a trasformare ogni molecola in voi per portare alla luce la vostra verità, regalandovi una profonda connessione presente con voi stessi. La parte più importante da capire all'inizio è che voi siete gli unici a poter fare questo lavoro per voi stessi. Voi siete il vostro vero e unico guru. Spetta quindi a voi e a nessun altro fare questo passo. Io posso sostenervi, mostrandovi la strada e condividendo ciò che ho imparato attraverso la saggezza dei lignaggi dei miei insegnanti e la mia esperienza, in modo che possiate iniziare a usare quegli stessi strumenti nel vostro percorso. Prima di incominciare, c'è un'ultima cosa che vorrei condividere con voi. Quello che state decidendo di intraprendere è un percorso altamente gratificante. Lo stato di benessere che potete raggiungere attraverso questa pratica è inimmaginabile. I cambiamenti che lentamente porterete nella vostra vita sono così positivi che probabilmente vorrete continuare a praticare portando quella stessa luce al sé.
Ma, come si suol dire, non è tutto rose e fiori. Questo percorso può essere anche difficile a volte, perché richiede l'assumersi della responsabilità del proprio sé. Riprogrammerete schemi e modelli di questa e delle vostre vite passate, cose che dovete sperimentare per evolvere, ma che potrebbero essere rimaste bloccate nella vostra mente subconscia e nella vostra memoria cellulare. È possibile che alcune parti di voi siano in sospeso da molto tempo, quindi aprire questo spazio può comportare un certo fastidio. È necessario essere preparati ad accogliere le emozioni che possano sorgere, accettarle e lasciarle fluire come parte del vostro percorso di autoguarigione. Perché guarire non significa sentirsi sempre bene ed essere sempre contenti. Guarire consiste nel rimuovere le cause del dolore dentro di voi e insieme lavoreremo su esso attraverso la vostra pratica. Questo è uno degli aspetti dello yoga, portare luce nella vostra oscurità. Però non dovete preoccuparvi troppo, dato che a lungo andare sarebbe più doloroso scegliere di non vedere oltre, di non cercare quella verità e non prendere consapevolezza del vostro sé superiore. È per questo che siete venuti qui, per rivelare il vostro scopo divino e la vostra vera natura. Il mio ruolo è solo quello di facilitare il processo, di modo che possiate trovare le risposte che state cercando, e sono sicura che lo farete. Con le vostre condizioni, e con i vostri tempi, senza fretta. Questo è un percorso che non ha scorciatoie e che deve essere intrapreso senza aspettative e con estrema calma, passo a passo. Per questo motivo ho pensato questo corso in un modo che vi permetterà di seguire il vostro ritmo. Potrete anche decidere di tralasciare alcune parti che al momento non vi interessano, non vi attirano particolarmente, ma personalmente vi suggerisco di seguire l'ordine che ho stabilito, perché è lo stesso del percorso yogico originale. Potrete rivedere qualsiasi parte del corso quando vorrete, così creando un percorso adatto a voi. Inoltre, in ogni sezione troverete materiali di accompagnamento come diari di lavori sul sé, audio, video, libri e film consigliati per permettervi di approfondire sempre di più il vostro stato di coscienza. Infine, vi invito a unirvi a me su Zoom. Ogni giorno praticheremo yoga online in inglese, spagnolo e italiano. E dato che sono incluse nel vostro abbonamento, vi incoraggio a venire a praticare ogni volta che ne avrete voglia. Mi auguro che ovunque vi troviate nel mondo, questo percorso vi piaccia e spero con tutto il cuore che vi offra ciò che state cercando e soprattutto ciò di cui avete davvero bisogno in questo momento. Sono onorata di essere qui percorrendo insieme a voi questo splendido sentiero. Grazie per essere aperti a imparare. Grazie per essere qui a praticare e grazie soprattutto per avere il coraggio di percorrere il sentiero della guarigione prendendovi cura del vostro sé. Ci vediamo nel corso.